Un momento di incontro e di confronto a Pescara, organizzato dalla segreteria provinciale FSP Polizia di Stato e patrocinato dalla provincia. Si è discusso sulla riforma Cartabia, sui riflessi sulle attività delle forze dell'ordine e sul sistema giustizia. Antonio Ronzone, segretario provinciale FSP Polizia di Stato. Si parla di riforma Cartabia che va a cambiare le modalità di impiego della polizia giudiziaria e quindi noi, siccome si parla di questi primi mesi che sono determinanti per appunto conoscere questi cambiamenti, abbiamo organizzato questo convegno per focalizzare, quindi prendere le tre parti interessate nei procedimenti giudiziari, quindi abbiamo preso un magistrato, un dirigente della squadra mobile e un avvocato che spiegheranno come le differenze che ci sono fra il prima e il dopo della riforma Cartabia. I relatori sono di primo ordine, abbiamo la dottoressa Mantini, abbiamo il dottor Bellelli, il questore di Pescara, abbiamo l'avvocato di Sciascio e poi il nostro segretario nazionale Walter Mazzetti, oltre al dirigente della squadra mobile di Frischia che è stato contento di farci questo aggiornamento professionale. Segretario, le vostre impressioni circa la riforma Cartabia? Allora, sicuramente la riforma Cartabia è una riforma epocale. Quello che ci dispiace è che nel progetto della riforma Cartabia non sia stata minimamente presa in considerazione una delle infrastrutture e materiali fondamentali di questo paese, che è la sicurezza. Perché la riforma Cartabia, bene o male, risponde a una logica deflattiva dei procedimenti giudiziari, sia penali che civili, senza però porsi il problema di quale possono essere le ricadute in termini della sicurezza di questo paese. Siccome noi non crediamo a Broccardo di Machiavelli che il fine giustifica i mezzi, forse sarebbe stato il caso di ponderarla in maniera diversa e capire anche le ricadute in termini di sicurezza.